Buongiorno, mi chiamo Andrea Rebuzzi, sono un Field Application Engineer di Ascom Technologic e mi occupo dello sviluppo di applicazioni per la linea dei sistemi programmabili. In questo video parleremo di Wizard Tool. Wizard Tool è un software per la configurazione dei dispositivi Nanopack e Special Pack di Ascom Technologic. Tramite Wizard Tool potremo quindi configurare ingressi, uscite e parametri interni della CPU affinché quest'ultima possa lavorare in maniera corretta nel sistema in cui andremo a impiegarla. Il software, scaricabile dal nostro sito, una volta installato e aperto, si presenta in questo modo. Clicchiamo sulla prima icona nella barra in alto per iniziare una nuova configurazione. La finestra di dialogo richiede la selezione del tipo di dispositivo che vogliamo configurare. Il software prevede due modalità di utilizzo. La prima è una modalità offline, senza dispositivo connesso, che permette di selezionare manualmente il tipo di hardware che vogliamo configurare, creare la configurazione e generare un file da inserire nel dispositivo in un secondo momento. La seconda è una modalità online che rileva automaticamente i dati dal dispositivo tramite connessione Ethernet. Scegliamo di utilizzare quest'ultima e per farlo colleghiamo il Nanopack via Ethernet, inseriamo l'IP del dispositivo che di default è 192.168.5.11 e clicchiamo su Check Model. Il software, dopo aver riconosciuto il dispositivo, ci mostra le informazioni lette da quest'ultimo, come ad esempio il codice prodotto, il tipo di uscite, il tipo di I/O digitali, se 16 I/O o 8 più 8, la disponibilità di porte seriali e molto altro. Cliccare quindi OK per proseguire. A questo punto appaiono tutte le impostazioni che fanno parte della configurazione del nostro device, divise per argomento nelle varie schede. Andiamo ora a leggere i parametri già presenti nel dispositivo tramite il pulsante Upload from Device. Il software ci segnala che il trasferimento è avvenuto correttamente. Chiudiamo quindi la finestra. Nei campi troviamo ora i parametri che sono attualmente utilizzati dal dispositivo. Nella scheda Network possiamo cambiare gli indirizzi IP del dispositivo, i parametri della seriale ed altro ancora. Su CPU Setup, alcune impostazioni relative a determinati funzionamenti della CPU. Su Analog I/O Setup possiamo configurare il tipo di ingresso dei quattro ingressi analogici a bordo del Nanopack. Svogliamo tra le varie opzioni presenti. Nel nostro esempio utilizzeremo una sonda con uscita 0-10 volt, quindi andremo a selezionare proprio quest'ultimo tipo di ingresso, scegliendo inoltre comunità ingegneristica gradi centigradi. Su Digital I/O Setup possiamo configurare gli I/O digitali per i dispositivi che prevedono questo tipo di configurazione. Terminata la configurazione, dobbiamo scaricarla sul Nanopack, selezionando Download Configuration to Device e poi successivamente Download. Una volta terminato, eseguiamo un reset. Fatto questo, la configurazione è terminata e il dispositivo è pronto. Possiamo inoltre salvare la configurazione creata per utilizzarla in un altro dispositivo identico o per tenere una copia di backup della configurazione esistente. Nei prossimi video torneremo su OpenPCS per compilare e scaricare il nostro progetto nel PLC e vedremo come fare il debug dell'applicazione. Se volete maggiori informazioni, contattateci o lasciate un messaggio nei commenti qui sotto. Arrivederci al prossimo video.